Le radici si risvegliano sempre al suono di una nenia, di una musica o di un dialetto che fa parte di chi, anche quando non vive più nel luogo di origine, li custodisce nel cuore. È così che al Teatro dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, i Radio Lausberg, con ospite speciale Giacomo Lariccia, hanno raccontato la storia del sud, della Basilicata, e lo hanno fatto proprio con i suoni, ritmi, memorie e danze. Un'accoglienza davvero emozionante, fatta di abbracci, applausi e condivisioni. E San Severino Lucano è al centro dell'attenzione a Bruxelles grazie al progetto Migrazioni Sonore e allo spettacolo La Basilicata dei Radio Lausberg. L'evento, organizzato da Salty Music, ha riscosso grande successo di pubblico e ha offerto ai partecipanti l'opportunità di conoscere le bellezze e le prelibatezze dei paesi del Parco del Pollino attraverso materiale promozionale. Il progetto è stato sostenuto dall'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles e ha visto protagonisti la band lucana Radio Lausberg, l'attore Erminio Truncellito e la ballerina Rossella Mango. Giacomo Lariccia, cantautore italiano residente a Bruxelles, è stato ospite della serata e ha incluso gli strumenti della band lucana nel suo ultimo disco 10. Siamo qui al Museo degli Strumenti Musicali di Bruxelles, è un'emozione bellissima, un po' come essere nel paradiso degli strumenti musicali tradizionali. Siamo qui grazie al comune di San Severino Lucano, alla regione Basilicata, ma anche e soprattutto grazie a Giacomo Lariccia che ci ospita e ci fa un po' da consigliere. La prossima tappa del viaggio sarà Parigi, seguita dal Canada, per poi concludersi a San Severino Lucano a settembre con l'accoglienza di turisti provenienti dal Canada e non solo.